Della più alta forma, la grande sintesi attraverso Pietro Ubaldi. Ho accennato a questa coscienza interiore, perché essa è la base della più alta forma di vostra medianità, la medianità ispirativa attiva e cosciente, che è appunto manifestazione della personalità umana. Quando essa per evoluzione raggiunge questi stati profondi di coscienza, che possono chiamarsi di intuizione. La vostra coscienza umana è l'organo esteriore con cui la vostra vera anima eterna e profonda viene a contatto con la realtà esteriore del mondo della materia. Per suo mezzo, essa sperimenta tutte le vicende della vita, di queste esperienze fa tesoro, ne assimila il succo distillato che fa suo, ne fa proprie le qualità e attitudini che poi saranno gli istinti e le idee innate dell'avvenire. È così che l'essenza distillata della vita discende in profondità, nell'intimo dell'essere, si fissa nell'eternità in qualità imperitura. E nulla, nulla di tutto ciò che voi vivete, lottate e soffrite va nella sua sostanza perduto. Voi vedete che ogni vostro atto tende, col ripetersi, a fissarsi in voi in quegli automatismi che sono le abitudini, cioè un abito, una veste che si sovrappone alla personalità. Questa discesa delle esperienze della vita si stratifica così attorno al nucleo centrale dell'io, che ne risulta ingigantito in un processo di espansione continua. Così la realtà esteriore, tanto più relativa e inconsistente, quanto più esteriore, sopravvive a quella caducità a cui è condannata dal continuo trasformismo che la insegue e trasmette all'Eterno ciò che vale e che la sua esistenza produce. È così che nulla muore nel turbine immenso di tutte le cose. È così che ha valore eterno ogni atto della vostra vita. Chi giunge a essere cosciente, anche nella coscienza latente, ritrova il suo io eterno e nel vasto groviglio delle vicende umane può ritrovare il filo conduttore lungo il quale, logicamente, secondo una legge di giustizia e di equilibrio, si svolge il proprio destino. Egli vive allora la sua più grande vita dell'eternità e ha con ciò vinta la morte. Egli allora comunica liberamente anche sulla terra per un processo di sintonizzazione che implica affinità con le correnti di pensiero esistenti oltre le dimensioni di spazio e di tempo. Ho accennato altrove alla tecnica di questa comunicazione concettuale o medianità ispirativa. Vi ho tracciato così il quadro della tecnica della vostra ascensione spirituale, effetto e scopo della vostra vita. Nelle mie parole vedrete sempre aleggiare questa grande idea dell'evoluzione, ma non nel limitato concetto materialista di evoluzione di forme organiche, ma nel ben più vasto concetto di evoluzione di forme spirituali di ascensione di anime. Questo è il principio centrale dell'universo, la grande forza motrice del suo funzionamento organico. L'universo infinito è pulsante di vita che, riconquistando la sua coscienza, ritorna a Dio. E questo è il gran quadro che io vi mostrerò. Questa è la visione che io,
partendo dalle vostre conoscenze scientifiche, vi indicherò. La mia dimostrazione, ricordatelo, se inizia con una disquisizione ad uso degli scettici, è un lampo di luce che io getto sul mondo. È una sinfonia immensa che io canto nella lode di Dio.